Insieme agli altri colleghi abbiamo pensato di fare una prima informazione alla città su quale sarà la ricaduta su Firenze di questo straordinario evento dei mondiali di ciclismo. Va premesso che noi crediamo che valga la pena affrontare qualche piccolo disagio in città per ospitare un evento che è un evento di grandissima importanza, è l'unico evento sportivo a livello mondiale che il nostro paese quest'anno affronterà ed è il terzo evento sportivo a livello mondiale, quindi una grande festa, una manifestazione di grande sport ai massimi livelli mondiali che naturalmente avrà alcune ricadute sulla città. Il senso anche degli incontri di oggi è di dare l'idea che comunque siamo tutti impegnati, ognuno secondo le proprie competenze. Ci sono io, c'è l'assessore Bonaccorsi per la mobilità, l'assessore Giachi per l'istruzione, l'assessore Biagiotti per il commercio e il turismo. Tutti noi siamo impegnati affinché la ricaduta dei disagi sulla città sia limitata al minimo possibile. Stiamo studiando percorsi alternativi per la viabilità, abbiamo naturalmente un piano per le scuole, un piano che riguarda i servizi sociali, un'attenzione ai mercati e al commercio che comunque avrà un ritorno importantissimo in termini di ricaduta economica sulla città. Ricordo che l'IRPET ha stimato in quasi 500 milioni di euro il valore economico che ricadrà sulla città a seguito di questo evento, senza considerare i lavori che sono già stati eseguiti e che sono in corso di esecuzione sulle strade e sugli impianti sportivi. Quasi 12 milioni di euro di interventi sulle strade, interventi che dovevano comunque essere fatti, quindi che non sono supplementari rispetto a quello che la città avrebbe dovuto comunque affrontare, e circa 1,5 milioni di euro spesi in pochissimo tempo sugli impianti sportivi lungo i tratti dei mondiali di ciclismo. Quindi sicuramente una ricaduta positiva sulla città e lavori che rimarranno acquisiti alla città e che non avremmo potuto fare anche per il vincolo del patto di stabilità se non ci fosse stato un evento di questo livello. Un ritorno di immagine incredibile, ma non solo di immagine. Noi immaginiamo, pensiamo che circa 400.000 persone arriveranno come spettatori nella città rispetto a questo evento, senza considerare che ci saranno 1.000 atleti, 800 persone di staff, circa 1.000 testate giornalistiche, 180 emittenti televisive che saranno su questo territorio e che naturalmente utilizzeranno i servizi, gli alberghi, i ristoranti, i bar di questo territorio e tutti gli altri servizi. Quindi un ritorno enorme in termini di immagine ma anche di economia sulla città. E naturalmente qualche disagio e qualche difficoltà. Cercheremo di informare al meglio i cittadini di Firenze perché siano preparati, stiamo curando ogni aspetto affinché niente sia lasciato al caso in modo da dare di Firenze l'immagine migliore. Credo che i fiorentini riusciranno a comprendere considerata la rilevanza dell'evento. Cittadini che saranno informati, l'ultima domanda, tramite un sito internet ad hoc e comunque potranno anche seguire tutti gli aggiornamenti anche sul sito internet di Toscana2013 ufficiale. Non solo sul sito internet, ma ci sarà una importante campagna informativa attraverso La Nazione, attraverso altri giornali, attraverso l'invio a casa di informazioni, attraverso l'informazione nelle scuole alle famiglie, in modo che le famiglie sappiano organizzarsi. Credo che in questo modo cercheremo davvero di arrivare a qualunque famiglia, a qualunque persona per informare. Siamo consci e consapevoli che magari qualche problema potrà comunque verificarsi, però insomma ci stiamo attrezzando affinché tutto vada per il meglio. Consideriamo naturalmente positivo un evento di questo genere e sicuramente le ricadute per Firenze saranno permanenti e non solo limitate ad una settimana.